Insomma, in definitiva, quando lui arrivò in Bianchi, le sue misure fisse furono 51,5 x 53,5, con la pippa dell'11 dell'ITM, manubrio sempre strada, la curva alla strada, anatomico si chiamava, e la sella adoperava la Flight, l'ultima disegnata col pirata, ed era a 6,5. Infatti tu vedevi il carro che era quasi alla fine, però lui gli piaceva stare a sedere così, perché lui automaticamente, quando si alzava sui pedali, spingeva molto di più nel scattare. Però lui aveva quel particolare lì e non l'ha più cambiato. Da quel giorno che ha incontrato Gauguin non l'ha più cambiato, perché con me in Giacobazzi, vabbè che c'erano delle celle che erano dei seggiolini della macchina, le celle Roche, San Marco, però lo tenevo col filo piombo a 4,5 come tutti, e non l'ha mai toccata. Invece dopo lì ha iniziato a muovere fino a che è arrivata lì, come le tacchette. Le tacchette arrivò a un punto che trovò la posizione e di lì non ha avuto pace. Bravo, ha avuto pace, ma sai perché? Ti spiego il perché. Perché l'anno del 1989 siamo al Giro del Trentino, che c'è Saligari, quello che poi è diventato telecronista, e io preparo le bici e c'è Gianni Bugno, Bernardino e Claudio Corti. E allora... grande esperto di misurazione, il primo biomeccanico in strada. Lui trovò la teoria per mettere le tacchette bene. Monti la tacchetta della scarpa nel camion officina, c'avevano la morsa. Lui mise la scarpa qui, faccio vedere che ho la morsa lì, faccio vedere come faceva. Lui prendeva gli scarpino montato con le tacchette qui. Lui metteva la scarpa qui, hai capito? La tacchetta messa lì nella scarpa, e poi dopo la metteva, la registrava, perché lui diceva: questo è come il pedale, lo metti a posto come vuoi. O così, invece, questa era l'idea di Bernardino. Invece Bugno faceva così: la tacchetta appoggiata lì e vedevi così, la muovevi come ti pareva, capito? Però è uguale. E come mettere la sella non va mai messa in piano. C'è sempre stato da dietro la sella, si misura 7 cm e poi parti e metti la livella. Cioè, Stefano, io ti ringrazio, no, perché ci stai dando delle perle incredibili. No. Per noi di Pantabike è veramente prezioso quello che ci stai dicendo. Per me sono delle cose, che questa è una foto di quando ero attivo, che ho ragione, questa è una giornalista, il passato, i ricordi, belli. Sì, però... Dai. Però ne aveva tanti e ce ne sono tante. Però quella bella, poi c'è da dire una cosa, ragazzi, noi non abbiamo parlato di una cosa importantissima, del pedale a ferma punta col cinturino. Lì c'è stato, con buon rispetto, da bestemmiare in bergamasco con lui, perché il bergamasco quando parla stretto non lo capisci, no. Ma lui non lo capivi lì, perché era impossibile, perché c'era il pedale campagnolo, dopo eravamo il pedale campagnolo GPM o Shimano 600, e il cinturino lui lo voleva. Allora normalmente Alessandro passava da fuori, entravi internamente, lo chiudevi e tiravi. No, lui lo voleva passare a smengo, così, capito? A smengo. Sì, da davanti delle due flange entrava e usciva qui e tirava, capito? E dopo era sempre lì, perché dopo te quello lì, se non lo mettevi bene, ti veniva a toccare, quanto lo tiravi sul gnocco del piede, ti prendeva nel nervo e ti faceva male. Hai capito? Allora chiamava l'ammiraglio. Quante volte sono intervenuto anche lì in Giacobazzi, perché all'inizio avevamo i pedali normali, che poi lui, c'è da dire una cosa, in ultimo ha trovato